Concentratevi, ma molto, perché oggi vi porto a Tenerife. Oggi sole, mare, mare, sole, mare, mare, sole, ma attenzione, non solo mare, mare, sole, ma anche tanta musica, perché oggi parliamo di una radio che ha proprio la sede a Tenerife. È una radio italiana, fatta da un italiano, per gli italiani che sono lì, ma anche per informare, per far sapere quello che succede a Tenerife, in generale nelle Canarie, a noi che siamo da quest'altra parte. L'ospite è collegato proprio da Tenerife. Lo saluto e lo ringrazio per aver accettato questo invito, Alex. Alex Labate, eccolo qui, direttamente da Tenerife. Ciao Alex, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te, ma sono io che ti ringrazio per questo fantastico invito, intanto perché è un piacere ritrovarsi di tanto in tanto, e poi sai che io parlo della radio in generale con gli occhi lucidi, no? Sai, questa è una passione che è quasi un virus, no? Ci contagia e poi non ci... Guarda, è vero, è una cosa incredibile, e quando, diciamo, quando ti entra dentro non esce più, capito? È come il primo amore, tu ti puoi anche lasciare con quel primo amore, ma ce l'avrai sempre dentro, solo che a differenza del primo amore, la radio non si lascia mai, perché anche se per qualche piccolo periodo non sei dentro una radio, fai di tutto per poterci rientrare, quindi è proprio una malattia, io direi, più che un virus, è proprio una malattia di quelle incredibili. Allora, ma sai una cosa? Molte hanno dato la radio come un mezzo che dell'altro secolo, ormai la radio ha fatto i suoi tempi, ma noi siamo ancora vivi e vegeti e abbiamo ancora tante cartucce da sparare, quindi esattamente. Poi la radio è un po' un camaleonte, riesce ad adattarsi a quelle che sono le nuove, a parte le nuove tecnologie, ma anche i periodi storici, no? L'abbiamo detto più di una volta, quando sono arrivati i video musicali hanno detto basta, la radio è morta perché ormai ci sono i video, e non è vero, poi man mano si ricicla, adesso con la visual radio sarà sempre più presente anche in video, togliendo quel sentimentalismo che in molti fanno fatica ad abbandonare, cioè il mistero della radio. Invece adesso è tutto quanto molto più chiaro, ci si vede, e quindi pazienza, ma sono i tempi peraltro che corrono. Smentendo, no, il vecchio disco dei Buggles, Video Killed the Radio Stars. Esattamente. In qualche esattamente modo abbiamo cambiato le cose. Allora Alex, tu sei italiano, poi tra le altre cose vieni da Polignano al mare, insomma, voglio dire, un luogo meraviglioso dell'Italia dove c'è un mare strepitoso, però tu hai deciso a un certo punto, adesso vorrei sapere un po' il percorso proprio per parlare di Radio Axel 24, di come ci sei arrivato a Radio Axel 24, perché tu parti dalla Puglia e che succede? Parto dalla Puglia molti anni fa in realtà, dove già facevo la radio fin da piccolissimo. In realtà è stata una cosa che è entrata nella mia vita molto molto presto, avevo appena 9 anni e mezzo, 10 anni, quando ho avuto la fortuna, no, di trovare qualcuno che mi ha detto ma sei qui, ti piace giocare con la radio, e allora mettiti di seduto e prova. Quindi è stato nel 93 che insomma ho avuto questa prima opportunità, da lì ho passato tutta la mia adolescenza proprio in questa radio di paese, e ho considerato quella della radio come quasi missione. Io infatti qui mi chiedeva cosa vuoi fare da grande, dico ma vorrei fare il giornalista alla radio, perché c'era quel velo di mistero, no, che dicevi prima. È un mezzo che ancora oggi, nonostante siamo circondati da tantissimi altri, abbiamo l'immediatezza in tasca con gli smartphone, i tablet, internet, che ormai le cose tutti i giorni, oggi ci sono i frigoriferi collegati a internet, ci sono gli aspirapolveri collegati a internet, ma la radio difficilmente le si riesce a portare via, cioè l'autorevolezza. Se la radio dice una cosa detta in televisione, ma la prendiamo con le pinze. Alla radio no, alla radio si sa che lo speaker ti sta dando informazione
utile, di utilità, o almeno così dovrebbe essere. Così ha più credibilità, ha più credibilità da questo punto di vista, anche rispetto ai social, che spesso insomma veicolano notizie un po' in libertà e spesso non corrispondono neanche alla realtà, mentre la radio, se riesci a crearti un pubblico che ha fiducia in te, e se tu riesci a riporre la fiducia in questo pubblico, a quel punto diventi, come dici tu, no? Autorevole, quindi sei più credibile, certo. Esatto. E poi le radio hanno coltivato un po' in generale, no? Questa missione di essere delle emittenti, specialmente le radio locali, di servizio. Se vuoi essere anche una radio, no? Come si dice, commercialmente affidabile, economicamente stabile, devi ritagliarti una fetta di mercato, e lo fa tutto dando un servizio a chi ti ascolta, quindi una radio che ti informa sul traffico, che racconta il territorio. Perché? Perché i grandi network non lo possono fare, non hanno questa certo. possibilità di entrare nella capillarità di questo. Sai che cos'è che mi interessa tanto? Il percorso, cioè prima di prendere quel famoso aereo per Tenerife, Che cosa è successo? Perché tu già hai avuto, oltre la radio, quella che hai detto, no, che facevi al tuo paese, poi però hai avuto altri approcci con le radio. Tra altre cose, in una radio anche comune, che abbiamo scoperto dopo che ci siamo rincontrati, pensa un po' com'è la situazione. Infatti, c'è stato un momento della mia vita in cui ho detto... Ho tanti anni nel mio paesello, e allora è giusto che vada a scoprire il mondo. Non ero più giovanissimo, avevo già passato i 18 anni, ma avevo ancora tanta voglia di scoprire il mondo. E quindi a 24-25 mesi su un aereo sono andato prima a Sharm el Sheikh, dove ho vissuto per 4 anni. E anche lì, bellissimo, ho fatto anche lì la radio, però in inglese. Era una radio, una delle prime web radio che si facevano all'epoca, insomma. È stata anche lì un'esperienza molto piacevole. Rientrato in Italia dopo la primavera araba, ricorderete, nel 2011, con la passione della radio sono arrivato in Italia, a Roma, dove intanto dissi a me stesso: sono qua nella capitale, dove ci sono tanti professionisti, voglio andare a imparare da loro, stare fianco a fianco a chi la radio la fa ad alti livelli, proprio come Fabio Calvari, quindi insomma dare opportunità a chi in provincia anche di diventare, come si dice, di pulire, no? Un po' il proprio certo. background, di allenare insomma le proprie tecniche, eccetera, eccetera. E quindi è stata una cosa molto positiva. Da lì sperimento tirocini, ho avuto l'occasione di passare per una radio che si chiama Radio Manamanà, dove era Fabio Calvari. Poi lì sono, e anche io lì sono stato 3 anni e mezzo io lì. Quindi insomma è stato un momento, un percorso in qualche modo, un incrocio di strade. Da lì Radio Centrosuono, dove però non ero davanti al microfono, ma ero dietro, ero alla redazione anche a Radio Centrosuono sono stato un paio d'anni, vedi? Ecco, appunto. Anzi, approfitto per salutare Romina e Luigi, e io ovviamente ho voluto dare il mio contributo. In qualche modo un giorno ho detto: devo aprire un'emittente mia. Ho aperto un canale televisivo musicale che si chiamava Roma 24, sul canale 200 Digitale Terrestre. Anche lì una bellissima palestra con altri ragazzi che insomma abbiamo in qualche modo ci siamo autogestiti. È stato come fare l'autogestione a scuola, e poi l'ultima esperienza per un bel po' di tempo, fino a quando il mondo mi ha dato l'opportunità di venire alle Canarie a Radio tutte le notti, By Night Roma, un programma su Radio, dove ho imparato a fare bene la talk radio, che è la cosa che poi mi ha riempito l'anima più della qui vorrei aprire una parentesi, no? Perché iniziare e magari fare esperienza con una talk radio ti accresce il tuo bagaglio professionale così tanto che, se anche dovessi andare a fare poi una radio di flusso, il passaggio
è sicuramente più opprimente, perché insomma uno speaker vuole parlare, però è più facile passare da una talk radio che in una radio di flusso, che non il contrario, perché non sei abituato a parlare se fai solo radio di flusso, o perlomeno sei abituato a parlare pochissimo, e se ti dovessi trovare poi in una radio talk avresti delle difficoltà, invece il contrario. Ma questo lo dico anche perché mi arrivano un sacco di messaggi di tante persone che mi chiedono questo e quello, e questo è uno dei delle domande che mi fanno: ma è meglio una talk radio, è meglio una radio di flusso? No, non c'è il meglio, ci sono le radio e ognuno poi ci sono naturalmente il mercato, quello, esatto, che si vuole offrire, a chi si sta parlando. Quando uno parla al microfono, sai meglio di me, io lo dico sempre con me, no? Ai tanti ragazzi che ho coinvolto poi nella radio, perché quando sono arrivato alle Canarie non è che ho trovato poi la fila degli che volevano fare la radio, cioè tanta gente che voleva magari partecipare ma non aveva fatto mai la radio. Io ho sempre detto: pensate sempre, state parlando, così se sapete cosa più si aspetta da voi, sapete anche che cosa dirgli. Intanto facciamo vedere che state combinando lì a Tenerife a quest'ora. Vi dico, questo video lo stiamo registrando alle 6 di sera e questo è quello che si vede, vedi? Ecco la gente che torna dalla spiaggia. Questa è la playa dello Scrisiano, c'è una webcam in diretta, è molto famosa tra l'altro. Sì, Skyline. Sto prendendo le immagini da lì, quindi siamo a marzo, fa un freddo incredibile da queste parti. Lo Scrisiano, ti dico, è anche soprannominata Los Italianos, perché in realtà c'è una forte densità di italiani, fa parte del comune di Arona, che non c'entra niente con l'Arona italiana, ma sono gemellate in realtà le due città. Sa che nel comune di Arona, qui a Tenerife, dove vivono più di 100.000 residenti di 140 nazionalità differenti, la prima comunità per numero è quella italiana, che ha più del 10%, cioè 5.000 italiani solo in quel comune. Poi immaginate che ci sono altri 30 comuni, insomma, per una media di 5.000 italiani. Volevo sapere da te, Alex, quanto è stato difficile o quanto è stato facile, io questo non lo so, creare una tua radio in FM, perché ricordiamo che Radio Axel 24 trasmette in FM, e anzi facciamo vedere anche il sito che vedete qui sotto, magari andate a dare un'occhiata e anche un ascolto, questo è il sito. E quanto è stato difficile creare una radio in FM? Perché in Italia è praticamente impossibile, nel senso che o acquisti frequenze e con esborsi incredibili di soldi, o difficilmente riesci ad avere delle frequenze. Lì com'è la situazione? Non mi addentrerò nei dettagli tecnici per non essere troppo pesante, però allora intanto è stata comunque una sfida, prima di tutto perché per quanto uno può essere ad entrato facendo tutti i giorni, conoscere i tecnici, conoscere la normativa, conoscere quello che succede, che è totalmente che succede in Italia, insomma, ovviamente comporta tempo, comporta un po' anche qualche rischio, e soprattutto una dose di entusiasmo, perché non è che apri la radio il giorno dopo diventi ricco. Ora diventato dopo 6 anni, ma mi accontento di portare a casa il pane e soprattutto di fare col sorriso quello che amo. Ti dico, ho avuto l'occasione che qui, diciamo, offre il territorio spagnolo, che anzitutto quello di avere alcuni difetti nella normativa che regola la trasmissione via che ha permesso in qualche modo questo vuoto normativo, appunto l'inserimento di soggetti nuovi come il sottoscritto. Allo stesso tempo, però, così come c'è la possibilità, appunto, di poter o trovare una frequenza di o affittare una licenza legale di una trasmittente, comunque poi subentra il fatto che c'è molta più concorrenza rispetto in Italia, dove però chiaramente il circolo è chiuso. In Italia c'è un problema diverso, no? Di tipo economico, commerciale, e invece il problema è competitivo, perché essendoci molte più radio significa che c'è molta più concorrenza, spesso la
gara al ribasso qualche difficoltà, perché se abbassi ovviamente i prezzi della pubblicità, sei costretto poi ad abbassare la qualità di quello che offri. Quindi è tutto un equilibrio, certo, che poi bisogna tenere in piedi. Sono stato particolarmente fortunato, bravo, probabilmente un po' tutte e due le cose. Quindi insomma, il prossimo marzo festeggiamo il sesto compleanno di Radio Axel 24. Beh, insomma, tanta roba. Allora, Radio Axel 24 è una radio italiana, fatta da italiani. Poi mi dirai se ci sono anche degli inserti magari di persone locali, cioè sì, che parlano magari lo spagnolo, ma è una radio italiana fatta per gli italiani che sono alle Canarie, in questo caso a Tenerife, ma comunque per mantenere, no, quel contatto con la patria di provenienza e per non sentirsi proprio soli, perché non c'è niente da fare. Poi quando sei fuori dalla tua nazione, un po' lo senti il richiamo, lo senti un po' la nostalgia, lo senti, e forse magari con Radio Axel 24 riuscite a far sentire meno questa mancanza. È così? Ti dico che è esattamente così. C'è solo una precisazione che mi dà sempre: noi non siamo una radio italiana alle Canarie, noi siamo una radio spagnola che parla italiano. Ecco, vedi. E questo ci tengo a sottolineare, che mentre insomma altri ci hanno provato a fare una radio, non è che sono l'unico, una radio diciamo di pubblico italiano, in realtà ci hanno provato altri 9 solo qui a Tenerife. Io sono l'unico che da tanti anni continuo in questo, però la differenza fondamentale è stata proprio quella di non sentire Radio Axel 24 come un'appendice dell'Italia a Tenerife, ma al contrario, di essere una parte del territorio che parla gli italiani residenti. Poi siamo ascoltati solo dagli italiani residenti, ma siamo ascoltati anche da tanti italo hablantes, dice l'agenzia che fa le inchieste di mercato, le indagini di mercato, per poi darci dati d'ascolto. Sono tutti quelli spagnoli che per esempio ascoltano Radio Axel 24 perché gli piace la lingua italiana, perché gli piace la musica italiana, perché vogliono sapere cosa dicono gli italiani di loro, e soprattutto poi ovviamente sono quelli ai cui noi diciamo: beh, se ci sono 40.000 italiani nella sua Tenerife, dovranno pur spendere i loro soldi da qualche parte, allora comprate la pubblicità qui sulla nostra, certo, radio. mi sembra il minimo. Senti, invece con il discorso della lingua, ok, i programmi, sì, sono in italiano, ok, però per esempio io seguo Radio Axel 24 e le pubblicità per esempio devono, esatto, tener conto anche dello spagnolo, perché gli indirizzi non sono Corso Italia, ma invece sono indirizzi, esatto, da pronunciare. Come ti sei trovato? Come ti sei adattato? Rido perché proprio ieri, no, eravamo al telefono con uno dei nostri doppiatori e gli stavo appunto spiegando come pronunciare Calle Vigesimo Tercel, che per noi sarebbe Calle Giovanni 23, via Giovanni 23, però Calle Vigesimo Tercel, certo, non è proprio che la pronunci tutti i giorni, quindi però sì, siamo dovuti confrontare con questo aspetto, quello di specificare le pronunce esatte per i nostri doppiatori pubblicitari. Dall'altro abbiamo scelto a un certo punto di, sapendo c'erano molti spagnoli che ci seguono, di inserire la pubblicità anche in spagnolo. Tutta la programmazione, anche quando ci sono degli opinion leader, abbiamo circa 14 opinion leader che durante la settimana ci danno dei consigli utili sul territorio, eccetera, eccetera. Anche quando ci sono degli opinion leader che sono spagnoli, parlano in italiano, si sforzano di parlare in italiano. Ed è la precisa editoriale che ho fatto all'inizio, così come abbiamo scelto di non inserire programmi diciamo che non fossero autoprodotti, se non in uno o due casi dove però ci sono in ballo delle altre collaborazioni, come nel caso di una radio romana che è RID, dove viene realizzato un programma appositamente per quella radio, per Radio Axel 24 e altre due radio estere che sono London One Radio e ICN Radio New York. Per il resto tutti i nostri programmi sono autoprodotti,
chiediamo agli speaker o ai conduttori che vogliono collaborare con noi di essere presenti sul territorio. Perché? Perché tanto noi dobbiamo raccontare Tenerife, dobbiamo raccontare quello che succede qua. Un programma che deve accompagnare, solo per accompagnare, cioè un conduttore che non racconta niente di utile, non è esattamente in linea con il nostro prodotto, e per cui non serve che sia in Italia, mi serve che stia qui. E a proposito di questo, intanto lo staff è composto da quante persone e come lo hai messo insieme, no? Perché io non so se ti sei portato dall'Italia delle persone o se le hai trovate lì, com'è andata? In realtà il progetto è nato qui. Io, quando sono venuto alle Isole Canarie nel 2014, non avevo a malincuore, lasciavo l'Italia e quindi mi lasciavo il mondo della radio, della televisione. Arrivavo qui con un'altra idea, io facevo il capovillaggio come ho fatto in altre occasioni nella mia vita. E poi nel 2016 ho preso appunto lo spunto per dire, beh, insomma, qua proviamoci, no? Facciamo sta radio. Quindi ho dovuto contare un po' sulle persone che erano qui. Qualcuno che era appassionato di là, che aveva avuto qualche piccola esperienza, e altri totalmente strani. Però sono orgoglioso, io voglio invitare, no, chi questo video, per esempio, a cercare Selvaggi Tenerife. Sono una coppia di ragazzi simpatici che di lavoro vendono escursioni, no, durante il giorno, quindi che volevano fare dei video raccontando un po' l'isola. Io ho capito che potevano funzionare bene alla radio, gli ho spiegato un po' come fare, mettendoli in onda praticamente il primissimo giorno, facendo gli scherzi telefonici. Da lì è stato un climax di assoluto successo locale, naturalmente, ma sono contento. Certo. Cerchiamo di dividerci i compiti, spesso anche smart, abbiamo forse percorso i tempi dello smart working, lavorando un po' da casa con i microfoni che non generazioni, non sono di grande, come possiamo dire, quelli costosissimi. Si fa quello che si può, l'importante è dire qualcosa che abbia senso e utilità per chi ci ascolta. Beh, certo, questo sicuramente. Beh, credo che sia un buon servizio. Allora, la situazione delle radio lì alle Canarie, parlo dal punto di vista commerciale. Tu mi hai detto, ovviamente la pubblicità, come in tutte le radio, non è che ti casca dentro, la devi andare a cercare, ovviamente, no? Certo. Qual è stato l'impatto, soprattutto all'inizio? Perché poi, una volta che un ingranaggio è rodato, poi non dico che vada solo, mai più facilitato, ma all'inizio com'è stata? Cioè, tu che facevi? Andavi e dicevi: salve, sono Alex, ho aperto una radio e adesso mi servirebbe il supporto. Come funziona? Salve, sono di Radio Alex il 24, è la prima cosa che ti diceva. Chi la conosce? E per fortuna ho trovato un po' la mentalità un po' aperta, anche per esigenza, perché diciamoci la verità, chiaramente l'80% di questi sono ovviamente connazionali, ed è un problema quando tu sei un italiano che si trasferisce all'estero, attività, ti apri la tua attività, dopodiché lo dice i tuoi primi 10 amici e finiti loro, non sai più a chi pubblicizzarti. Certo. Siamo tutti alti uguali. Per avere successo la tua attività deve essere un gradino sopra. Esistevano dei giornali locali, che esistono ancora, che però sono dei mensili, ma un servizio quotidiano, beh, insomma, questo in questi 6 anni ci ha pensato la radio. Il primo anno, te lo voglio dire con grande schiettezza, è stata una tragedia. Mettere dentro la pubblicità era una sfida... Diciamo, infatti un po' abbiamo dovuto lottare con tanti sacrifici per pagare i costi. Il secondo anno è un po' meglio, e non mi sono comprato casa.
Oh, vedi, vedi. Vedi. Il quarto anno il COVID. Lì è stato un attimino un passo indietro, il quinto anno pure, adesso iniziamo il sesto anno con tanti premesse, sì. Oh, ogni tanto, ci ogni siamo. Tanto mi scuso chi sta seguendo il video, ogni tanto c'è qualche piccolo sgancio, ma credo che sia dovuto al fatto che voi utilizzate molta banda, nel senso, perché fate anche le dirette video, perché avete un vostro canale su, sì, Twitch, e quindi immagino che impegnate molta banda, sarà anche per questo. Abbiamo la fibra 1 gigabit, ma poi immagino ci sono comunque tutti gli uffici e tutto il resto. Sì, ogni tanto c'è un piccolo saltellino, però insomma si capisce il senso di tutto quello che stai dicendo. Adesso la zona di copertura di Radio Axel 24 è Tenerife. Tenerife, e ovviamente questo l'abbiamo fatto sia in FM per coprire tutta l'isola di Tenerife in FM, per via dell'orografia complicatissima, ci sono colline, montagne, sono state necessarie 5 frequenze differenti, e più il DAB, che ovviamente trasmette da 5 punti differenti, canale 9C. Ci stiamo, molto tempo fa avevamo progettato, facciamo altre isole, andiamo su altri territori, poi ho capito che questo tipo di emittente all'estero funziona se è iperterritoriale, passami il termine, l'ho coniato apposta. Radio Axel 24 di Tenerife non può essere la stessa Radio Axel 24 che trasmette a Gran Canaria o a Fuerteventura, a Lanzarote e compagnia cantando. Può avere un mini denominatore jing della radio, un certo tipo di contenuti, la programmazione musicale, ma a Tenerife dobbiamo raccontare solo di Tenerife, a Gran Canaria dobbiamo raccontare solo di Gran Canaria. Ti dico, qui ci sono dei microcosmi anche all'interno delle isole stesse. Tenerife Sud è un mondo completamente diverso da Nord o da Tenerife metropolitana, ma è diverso il clima, è diverso il tempo, è diverso l'economico, sono proprio tre posti diversi, e quindi vanno già Tenerife va raccontata in tre modi diversi. Immagina 8 isole differenti. Sì, immagino. Senti, che tipo di linea musicale ha Radio Axel 24? Abbiamo comunque una predominanza di musica italiana, il 50% della musica in italiano, così come il 50% della musica è anche attuale, e però trasmettiamo musica apparentemente, diciamo, italiana e internazionale, con delle finestre sul passato, come può essere appunto l'ultimo disco di Ogni Ora, si chiama appunto una rubrica musicale che fa ascoltare i grandi pezzi italiani degli anni 70, 80 e 90. Va bene, insomma, mi pare di capire che il bilancio, nonostante sia stato faticoso, soprattutto all'inizio, ma lo è sempre in una radio, io lo dico sempre a tutti, non pensiate di arrivare in una radio, o come nel caso di Alex, di mettere su una radio e poi dopo passato il primo periodo va tutto bene. È una lotta giornaliera continua. Per poter... Esatto, quindi... Una lotta continua, certo... Bisogna studiare delle commerciali che devono rompere un pochino la maniera tradizionale di vendere la pubblicità, che forse magari in Italia non si è ancora tanto fatta. Per esempio, proprio poco prima della pandemia noi ci eravamo aperti ad un lato, diciamo, per le aziende che volevano farsi conoscere attraverso appunto dei redazionali, grandi numeri, con un call center, un'agenzia pubblicitaria interna che lavorava su grandi numeri. Poi c'è stata la pandemia, siamo un attimino ridimensionati. Adesso siamo ritornati prevalentemente con diciamo un'accoppiata che io chiamo vincente, all'interno della nostra agenzia pubblica. È stato lanciato un altro servizio ideato dal mio carissimo Tarbartolo, che è una specie di Uber della pubblicità, posso chiamare così. Okay. Una rivoluzione, no? Abbiamo fatto sposare la pubblicità radiofonica con la presenza su un marketplace
case di nostro sviluppo che si chiama e-canary okay. Con la Y finale, lo trovate su e-canary.es. Pensate un po' alle app tipo Deliveroo e Just Eat, per dirvi alcuna, solo che mentre quelle sono soprattutto concentrate sul food and beverage, noi siamo aperti a tutte le categorie. Per cosa abbiamo pensato? Che lavorando con una squadra di 15 commerciali che aggrediscono un territorio in un giorno, si poteva portare a casa l'attivazione dell'app con una piccola campagna pubblicitaria, riducendo così l'inserzionista, ma lavorando su grandi numeri e quindi massificando il risultato. Ci stiamo lavorando, speriamo. Vi racconterò la prossima puntata se è andata bene. Va bene, va benissimo. Va bene, Alex. Allora, io invito chi sta ascoltando, chi sta guardando questo video, magari ogni tanto di andare a cliccare un po' su radioaxel24.com, e in streaming ovviamente si può ascoltare, e non solo, seguirla anche sul canale Twitch. Il canale Twitch è twitch.tv/RadioAxel24. Benissimo, ok, e quindi magari vedere anche quello che succede all'interno della radio. Quando vai in onda tu? Io sono in realtà la formula di Radio Axel 24 è organizzata in rubriche. Io quindi sono praticamente, vi potete ascoltare praticamente tutta la giornata, intorno al minuto 18 e al minuto 38 di ogni ora ci sono questi brevi interventi che poi insomma noi utilizziamo proprio per parlare di cosa sta succedendo. Alcuni si chiamano Cosa succede in città, altri si chiamano Music and News, perché appunto raccontiamo un po' cose utili in musica. Oh, allora, quando ascolterete Radio Axel 24, sappiate che loro sono in questa, stanno qui. Ma adesso oggi ci sono un pochino di nuvolette, ma niente di che. Sono a maniche corte, mentre noi qui siamo con giacconi, maglioni. Quanti gradi ci sono in questo momento? Menti, dimmi una cosa per un'altra. Dimmi che ci sono 5 gradi. Ho proprio poco fa guardato, sai che la farmacia ha il termometro, sì, no? Sì. Segnava 26, adesso spero che segnava 26, ma li percepisco infatti come 26. Cioè, va bene, molto, ok, molto. Allora sappiate, se volete riscaldarvi un pochino ascoltando la radio, ascoltate Radio Axel 24, così insomma anche voi magari per la proprietà transitiva, per la teoria dei vasi comunicanti, chiamatela un po' come volete voi, magari un po' di caldo arriva anche qua. Infatti ogni tanto me l'ascolto e già mi sento più al caldo, devo dire. Va bene. Allora Alex, io intanto ti ringrazio per questo collegamento. Ogni tanto qualche piccolo sgancetto c'è stato, però il senso di tutto si è capito, e poi il messaggio che arriva è un messaggio importante il tuo, sai perché? Perché spesso mi trovo a parlare con delle persone che vogliono fare questo lavoro, no? E soltanto che aspettano che qualcuno... si danno un po' da fare, ma fondamentalmente aspettano la grande occasione o che qualcuno più o meno vada a bussare alla sua porta per poter e che gli proponga qualcosa di interessante. Mentre il tuo esempio è... Fabio, mi permetto di dire proprio questa cosa. Molto in Italia, specialmente a Roma, no? Quando dicevo a fianco dei professionisti, ho trovato persone che cercavano di puntare su di me, poi magari non c'è stata l'occasione, lo salto di qualità, e tante volte mi sono trovato davanti allo specchio a dire: forse non sono abbastanza bravo per fare questo mestiere. Però in realtà non ero nel posto giusto, non ero nelle condizioni giuste. Ora non voglio dire che tutti devono autoprodursi come ho fatto io, prendere una radio, perché magari è una possibilità. Però sì, bisogna crederci. Tanto se siete bravi, i risultati vengono. Non provarci regala solo rimpianti. È rimpianto quello di non provarci. È vero, è vero. E soprattutto lascia spazio agli altri che magari hanno più grinta e quindi ti fregano il posto. Qui insomma, i posti non sono tantissimi, quindi bisogna insomma prenderli al volo. Va bene, allora Alex, io ti ringrazio. Ricordo a tutti quanti radioaxel24.com per ascoltarla in streaming. Una radio spagnola che parla italiano. Esatto. Bene. Ciao, okay. Fabio, grazie. Mi hai dato un grandissimo onore, ti ringrazio. Sono veramente grazie felice di aver partecipato.
Tanto poi rimaniamo comunque in contatto, perché ci sono delle cose che dobbiamo fare anche insieme, quindi non ti preoccupare, esatto. E rimaniamo sempre in contatto. Buon lavoro Alex, e salutami tutti. Grazie. E salutami tutti quelli che girano intorno alla radio, che sicuramente amano come la amiamo noi la radio, va bene, grazie ancora, grazie. Un abbraccio, ciao a tutti. Ciao. Allora, ringrazio ancora Alex per questo collegamento da Tenerife e ringrazio voi per aver seguito questo video nel raccontarvi un po' le storie anche delle radio che vorrò ogni tanto fare per farvi capire intanto come funzionano alcune situazioni, soprattutto come alcune situazioni, alcune radio sono nate in modo particolare, come è successo ad Alex, che l'ha proprio voluta, l'ha proprio grattata dai muri, cioè l'ha proprio voluta tanto, e quindi è riuscito, sia pur a Tenerife, a creare la sua radio, no? Che è una cosa importantissima, però insomma per arrivarci ci vuole un po' di tempo. La cosa primaria è amare questo lavoro, da lì in poi si può costruire, che sia una radio dove andate a lavorare, che sia locale, che sia regionale, che sia nazionale, alla base questo ci deve essere, l'amore per questo mezzo meraviglioso. Allora vi ringrazio per aver seguito questo video, se vorrete mettete un bel pollicione se vi va, e comunque se vorrete anche iscrivervi e cliccare sulla campanellina avrete la possibilità di avere le notifiche su tutti i prossimi video che pubblicherò. Per il momento vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!